Procedono i lavori per il completamento della più importante opera infrastrutturale della città di Andria. Ieri i dirigenti di Ferrotranviaria e il sindaco Nicola Giorgino hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso il cantiere della stazione Andria Sud. Un cantiere che è l'inizio di un lavoro molto impegnativo, ha spiegato il direttore generale di Ferrotranviaria, Massimo Nitti. Questo cantiere che è l'inizio di un lavoro molto molto più impegnativo. Come penso sappiate, la realizzazione della stazione Andria Sud era assolutamente essenziale per il proseguo dei lavori e in particolare per l'interramento del resto della linea. La stazione Andria Sud nasce per consentire l'attestamento dei treni in arrivo da Bari e consentire per il periodo di tempo strettamente necessario alla realizzazione del resto dell'opera l'interruzione della circolazione fra questa stazione e la stazione di Andria Nord, che andrà subito ad essere realizzata appena terminata quest'opera. Noi ovviamente contiamo di essere i più rapidi possibili, ma è un'opera impegnativa. Penso che se ne andrà sicuramente non meno di 2 anni. L'articolazione del piano dei binari per essa progettato conferirà al tracciato ferroviario le caratteristiche utili per consentirne l'interramento. Noi contiamo di andare in gara quest'anno e quindi speriamo, se non ci sono intoppi, di cominciare i lavori per la fine 2016, inizio 2017, quindi se tutto andrà come deve andare, penso che per il 2019 Andria avrà una sorta di metropolitana che la attraverserà e consentirà agli stessi andriesi di spostarsi da una parte all'altra della città. La costruzione della stazione di Andria Sud, nel permettere una riduzione del traffico stradale lungo la viabilità a ridosso del tracciato ferroviario, costituirà il tramite infrastrutturale per la soppressione di tutti i passaggi a livello che realizzano la soluzione di continuità della città causata dalla ferrovia. Andria ha 3 stazioni, è un progetto che inseguiamo noi e la città da anni, è un salto di qualità enorme, un po' di sacrifici, ma penso che il risultato sarà importante per tutti. I lavori sono in uno stato avanzato, Ferrotranviaria sta procedendo in maniera spedita, ha spiegato il sindaco Giorgino. Dopo l'interramento ferroviario la città sarà moderna e proiettata verso il futuro. Ferrotranviaria sta procedendo in modo spedito, avendo superato anche l'ultima ostacolo che era rappresentata appunto dalla situazione relativa alla liberazione della casa cantoniera. Completeranno i lavori entro il 30 aprile, c'è un ritardo di circa 90 giorni rispetto alla consegna, ma credo che sia assolutamente fisiologico visto gli ostacoli che hanno avuto rispetto all'esecuzione di questo lavoro. Ieri abbiamo approvato in Consiglio Comunale la delibera della variante rispetto al raddoppio del tratto Corato Andria e della stazione di Andria Centro e di Andria Nord di Via Vecchia Barletta. Pubblichiamo la delibera, la Ferrotranviaria approverà il progetto definitivo e andrà in gara per l'appalto dei lavori dell'interramento, che chiaramente si concluderanno nel periodo di programmazione che è 2014-2020, ma si conta di terminarli entro il 31-12-2018, tutto al più nei primi mesi dell'anno del 2019.